Prosegue la diffondazione in casa Catania in vista di quella che sarà la stagione verità. Dopo 2 anni di penalizzazioni, i rossazzurri cominceranno con 0 punti in classifica il campionato, senza l'obbligo di dover rincorrere questo, grazie anche e soprattutto all'ottimo lavoro svolto da Pietro Lo Monaco con la vicenda Rinaudo Sporting Lisbona. Dopo aver ufficializzato Lucarelli come nuovo tecnico e Lodi quale primo acquisto della stagione, la sensazione è che adesso la coppia Lo Monaco-Argurio proseguirà spedita con l'acquisto di nuovi elementi importanti. Innanzitutto Caccetta, per il centrocampista e ormai ex capitano del Cosenza, è solamente questione di tempo prima dell'ufficialità. Il reparto mediano potrebbe anche essere al completo così, ma non sono da escludere altri innesti a sorpresa. In difesa, invece, sarà tutto o quasi da rifare. Restano i soli Pisseri, Marchese e Georgevic. In entrata, i nomi più caldi restano quelli di Raffaele Alcibiade, che l'ultimo anno ha indossato la casacca della Paganese, e di Daniel Semenzato del Pordenone, sebbene la concorrenza sia tanta. Lucarelli, però, vorrebbe portare con sé 2 suoi pupilli avuti al Messina, il terzino sinistro Andrea De Vito e il centrale Bruno. Capitolo attaccanti, anche in questo caso bisognerà prima liberarsi di chi non sembra rientrare più nel progetto rossazzurro. Sul piede di partenza Russotto, su cui pare essere tornato il Foggia, Khalil, a cui è stato proposto di rescindere il contratto, e Possebon, anche se su quest'ultimo c'è ancora qualche dubbio. Con Lucarelli potrebbe infatti tornare quell'attaccante conosciuto a Messina. I nomi caldi in entrata sono quelli di Sainz Mazza del Foggia e di Luca Littieri del Cittadella, operazione quest'ultima complicata per via dell'alto ingaggio.